di Ori, ma con degli special puoi usarla per interagire. Quindi, ad esempio, se ti trovi vicino alla Sein, se fai gli smash, i tuoi smash saranno più forti. Anche questa carica che fa Sein è sostanzialmente per far esplodere il proiettile. Comunque, il match è iniziato e, come possiamo vedere, appunto, Ori riesce subito a prendere un buon vantaggio perché ha un juggling maestoso. Però ecco, Etalus comunque ha dei danni molto convincenti. Sì, no, prima infatti in bracket ho giocato contro Etalus e Rakexar, mi pare. Infatti me l'ha abbastanza data. Poi è quando tira la culata, l'ho chiamata prima, un grande esperto di... Sì. E Tutti ti piace? hanno, diciamo, delle brutte esperienze con Etalus, soprattutto con l'Etalus di Kexar, si dice, si racconta nelle leggende questi avvenimenti. Però, comunque, Kai perde la prima stock, ma comunque può recuperare in fretta se questo Edge Guard va a buon fine. Però Nikisanik comunque sta facendo una buona DI da tutte le opzioni di Ori, però ecco qua, è entrato. Poteva salvarsi, non era purple, quindi lì è stata una DI mancata, però effettivamente poteva entrare. Ah, ecco, infatti volevo chiedere, invece il fatto che diventi purple lo schermo a volte, come funziona esattamente? Essenzialmente ti assicura che da quella cosa non saresti morto. Ecco, quando vedi Ok. un purple screen significa che quella roba ti uccide e basta. Se invece vedi un flash significa che puoi morire da DI sbagliata, ma non necessariamente. Tipo qui. Capito, Hai capito. visto? Comunque ha preso una stock prestissimo, Kai, riguadagnando un sacco di vantaggio. Sì. Se la gioca bene e non si fa uccidere, potrebbe prendere una buona lead per il resto della partita. Vediamo, anche perché in questo gioco non so come li definite, ad esempio, tipo gimpare, non so se si usano gli stessi termini comunque, perché per il Sì, fatto che le sì, sì, sì. recovery funzionino in questa maniera un po' diversa, no? Magari anche andare a edgeguardare o comunque a gimpare è... Non più difficile, però magari è proprio diverso il funzionamento, direi. Sì, è diverso è il termine giusto, perché diciamo che ovviamente vanno a mancare tutte le meccaniche di ledge e ledge trapping di tipici Smash, però subentrano tante altre meccaniche, anche perché i personaggi sono strutturati apposta intorno al fatto che appunto non ci sono ledge, quindi hanno diversi tool anche per rimanere off stage e avere comunque una situazione di advantage e disadvantage speciale. Ecco. Quindi Kisanik non fa DI esterna abbastanza in fretta e si becca una combo che risulta Corsa lo true. stock. Eh sì, perde la stock così. Però può ancora recuperare. Aiuto è DI morto. sbagliata, DI sbagliata da parte di Kai. Sì, a volte anche quando gioco magari non ti aspetti neanche di morire, ma magari se hai sbagliato la DI continui a viaggiare fino alla Blast Zone, non ti fermi mai e poi muori, dici ok. Eh sì, proprio come Melee qui la DI è una delle cose più importanti da masterare, perché ne vale proprio della sopravvivenza. E poi comunque stavo notando la culata, comunque adesso non mi ricordo se c'è il termine tecnico corretto, ha un range abbastanza limitato, comunque, cioè, non, cioè basta stare fuori da un certo range per evitarla o... Sì, ma in realtà la culata ha delle meccaniche particolari, perché come vedi Etalus mette il ghiaccio per terra. Se le culate attirano sul ghiaccio, l'impatto si estende per il ghiaccio. Ah, Comunque ok, ho capito, ho capito. ha delle cose diverse. Il ghiaccio di Etalus da Etalus stesso può essere sfruttato. Vedi? Vedi Sì, che esplode tutto il espande, sì. ghiaccio. Esatto, quindi comunque non è semplicemente un impatto forte, uno shield break come può essere quello di un Bowser su Smash, ha delle funzionalità. Muori, chissà. Kai ormai ha preso, diciamo, un po' di, come dire, di Confidenza. snowball. Sì. Del matchup, e appunto questo lo chiude molto più rapidamente.
E per gli stage invece c'è una scelta particolare magari a seconda dei personaggi o sono va tanto a preferenze del giocatore. Una via di mezzo, secondo me sta in mezzo la risposta, perché ovviamente essendo un gioco strutturato per il competitivo, E ne ha tanti di stage tra cui scegliere, tutti gli infatti. stage sono legali e tutti possono essere scelti, c'è un'ampia scelta. Ci sono degli stage più antipatici di altri, a mio parere. Però per come funzionano i personaggi in genere è un po' a preferenza, un po' a seconda del tuo personaggio, perché avendo tutta questa scelta puoi anche avere, diciamo, un pochino il lusso di scegliere sia dagli stage che più ti Oh, convengono. Oh, che è successo? Ci sarà stato accidenti. qualche problema tecnico. Non lo so. Mi sa